Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 23 agosto 1922. Mi sentivo oppressa e sofferente ed il mio interno come se stesse in continuo atto di subire nuove distruzioni ed annientamento del mio povero essere. Onde pregavo Gesù che mi desse la forza e Gesù nel venire mi ha preso nelle sue braccia per infondermi nuova vita. Ma questa nuova vita era per darmi occasione di subire una nuova morte, per poi infondermi un'altra nuova vita. Onde mi ha detto: figlia mia, la mia volontà abbraccia tutto, stringe in sé tutte le pene, tutti i martiri, tutti i dolori che ci sono nel giro di tutti i secoli. Ecco, perciò la mia umanità abbraccio tutto, ciascuna pena, ciascun martirio di creatura, perché la mia vita non fu altro che la vita della volontà divina. E questo era conveniente per compiere l'opera della redenzione, non solo, ma per potermi costituire re, aiuto e forza di tutti i martiri, dolori e pene. Se non tenessi in me la fonte di tutti i martiri, dolori e pene, come potevo chiamarmi re di tutti e possedere in me la fonte di tutti gli aiuti, sostegni, forza e grazia che ci vuole ad ogni creatura, ad ogni pena di creatura?
È necessario tenere per dare. Ecco perciò ti ho detto tante volte che la missione di chiamare un'anima a vivere nel mio volere è la più grande, la più alta e sublime, e non c'è altra che la possa uguagliare. L'immensità del mio volere le farà arrivare all'anima tutti i martiri, pene e dolori. La mia stessa volontà le darà la forza divina a sostenerle e formerà in lei fonte di martiri e dolori, ed il mio stesso volere la costituirà regina di tutti i martiri, dolori e pene. Vedi che significa vivere nel mio volere? Soffrire non un solo martirio, ma tutti i martiri. Non una pena e dolore, ma tutte le pene e tutti i dolori. Ecco perciò la necessità che la mia volontà le sia vita, altrimenti chi le darebbe la forza intanto soffrire? E se ciò non fosse, come si potrebbe dire che l'anima che vive nel mio volere è la forza del martire? Se non tenesse in lei la sostanza di quella pena, come poteva essere forza d'un altro? Allora sarebbe un modo di dire, una cosa fantastica, non una realtà. Vedo che ti spaventi nel sentire ciò. No, non temere. Tanti martiri, dolori e pene saranno contraccambiati con innumerevoli gioie, contenti e grazie, di cui il mio stesso volere ne formerà fonte inesauribile. È giusto. Se nell'anima che vive nel mio volere formerà la fonte dei dolori per aiuto di tutta l'umana famiglia, è ancora giusto che formi la fonte delle gioie e delle grazie, con questa differenza, che quella dei dolori avrà un termine, perché le cose di qua giù, per quanto grandi, sono sempre determinate. Invece la fonte delle gioie sono di lassù, sono divine, e quindi senza termine. Perciò coraggio nel fare la via nella mia volontà. Ecco, il brano di oggi sicuramente, ecco, ad ascoltare certe espressioni lascia abbastanza di sasso, come dire, ecco, esterrefatti. Adesso le rileggeremo e le mediteremo insieme, però il significato dell'italiano è abbastanza inequivocabile, andremo a vedere insieme, no? Ecco, per cui la meditazione potrebbe cominciare un po' dalla frase che Gesù rivolge a Luisa: vedo che ti spaventi nel sentire ciò. Ecco, se qualcuno si spaventa nel sentire queste cose, non si spaventi. Ecco, però, ecco, io già qui altre volte ho avuto modo, insomma, di condividere un rilievo che in qualche modo mi era un pochino giunto, ecco, attraverso varie fonti, insomma, persone che me l'avevano riferito, oppure mail o cose del genere, no? Dice, qui non si capisce bene, perché se senti alcuni commentatori pare che vivere nella divina volontà sia la cosa più bella e più facile che esiste, se senti altri sembra che sia una cosa irta di croce e difficile. Chi c'ha ragione? Allora, punto primo, sono vere tutte e due le cose, ecco, ma punto secondo, non è possibile, ecco, a mio avviso, ma non è mio avviso, in base a quello che abbiamo letto, fare della divina volontà, come dire, una cosa, come dire, vicina, una sorta di autostrada in discesa verso il paradiso, una via costellata, come dire, di fiori, di rose, di profumi, di piacere di ogni genere, senza altro. Questo non è proprio possibile, questo qui, perché se la vita della divina volontà adesso, a prescindere dalle considerazioni in cui ci addentreremo, che Gesù fa, no, è la santità delle santità, e se in tutta la storia della santità, cioè nella vita di un santo, il mistero della croce ha sempre giganteggiato
non solo come forma di amore alle sofferenze di Gesù crocifisso, ma anche come partecipazione ai suoi dolori, se c'è stata questa giganteggiata, mi si perdoni il termine, insomma, nella vita dei santi, possibile che questa cosa sia estranea alla vita nella divina volontà. Ecco, quindi, se c'è una cosa che Gesù ha sempre fatto nel Vangelo, Gesù certamente non ha mai fatto mistero delle esigenze della sua sequela, non ha mai ingannato, non ha mai detto andrà tutto bene, sarà tutto tranquillo, sarà tutto disteso, venite con me, viva. Questo non l'ha mai fatto. Ecco. E sappiamo, per esempio, dal Vangelo di San Giovanni, che quando parlò molto chiaramente e anche molto crudamente, se vogliamo, no? Nel discorso sul pane vivo disceso dal cielo della sinagoga di Cafarnao, San Giovanni, senza proprio nessun tipo di remora, a un certo punto nota che, terminato quel discorso, molti discepoli se ne andarono e non andavano più con lui. E il prequel di questa defezione di massa è: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Ecco, fatte queste dovute premesse, entriamo nel merito del brano odierno. Luisa si sente oppressa e sofferente, e il suo interno come se stesse in continuo atto di subire nuove distruzioni ed annientamento del mio povero essere. Allora, si tratta di pene anzitutto qui interiori, non si tratta di pene esteriori, è quello che lei dice. E pene interiori tali però, ecco, da far avvertire una distruzione e annientamento del povero essere. Noi sappiamo che, e qui dobbiamo ricordare anche, per esempio, la meditazione di ieri, no? Le pene che la divinità infliggeva continuamente a Gesù, le cosiddette pene interne incarnate, non erano, ecco, noi siamo sempre molto molto venali e molto molto materiali, non erano sofferenze di tipo fisico, cioè, chissà quale malattia mi prenderà, chissà quale, no, erano sofferenze interne, interiori. E tanto forti da pregare Gesù che gli desse la forza, e Gesù la forza gliel'ha data, la prende per le braccia per infondere vita. Però questa vita ricevuta era solo la forza per subire una nuova morte e per poi vedersi infusa un'altra nuova vita. Più sotto Gesù dice: capito perché vivere nella mia volontà significa avere la vita con la V maiuscola della divina volontà dentro di sé, perché altrimenti sarebbe impossibile resistere e sopravvivere a questo genere del tutto peculiare di pene e di morti. Ecco, poi Gesù dice, fa una considerazione: la domenica prossima celebreremo la festa di Cristo, Re dell'universo. Allora, in senso proprio profondo, uno non può essere re, quindi superiore a qualcosa o a qualcuno, spero di essere chiaro qui, se il re non contiene in sé non soltanto ciò che quel qualcosa o qualcuno contiene, ma più di lui. Cioè, per esempio, se io dico che la Madonna è regina degli angeli, cioè, la Madonna è un membro della razza umana, ma dire regina degli angeli vuol dire che la Madonna è superiore agli angeli. Cioè, ciò che gli angeli sono e hanno, la Madonna ce lo ha prima e di più di loro, altrimenti non potrebbe essere loro regina, perché gli angeli le sarebbero superiori. Gli angeli le sono superiori da un punto di vista oggettivo come natura, perché la natura angelica è superiore oggettivamente parlando alla natura umana, ma, e qui non ci possiamo neanche lontanamente immaginare la grandezza della Madonna, ciò che gli angeli sono e hanno
proprio in quanto puri spiriti, la Madonna ce l'ha prima di più. Ecco perché è loro regina. Allora, capiamo che dire che Cristo è re dell'universo, quindi non soltanto dell'universo, pensiamo soltanto alle galassie, alle costellazioni, significa re di tutto e di tutti. Cosa vuol dire? Quanti martiri ci sono stati nella Chiesa Cattolica? Tantissimi, no? Quante pene hanno sofferto i figli di Adamo? Infinite. Quanti dolori gli uomini? Lo ricordiamo il profeta Isaia che chiama il servo l'uomo dei dolori, che ben conosce il patire. Cioè, attenzione che la regalità di Gesù, questo è il significato anche di questa festa, cioè la regalità di Gesù non dipende dal fatto che lui è Dio, perché Dio, in quanto Dio, è già re di tutto quanto, capito? Perché Dio è superiore a tutto e a tutti, non c'è nessuno che può competere con lui. Ma la regalità di nostro Signore Gesù Cristo dipende direttamente dal suo essere stato uomo perfettissimo e uomo che è stato capace di vivere in sé tutto, eccetto il peccato, dice giustamente la preghiera eucaristica quarta e insegna la Chiesa, ma tutto ciò che l'uomo vive, non specialmente ciò che in quanto conseguenza del peccato, cioè pene, morti, dolori, martiri, attanaglia l'uomo. Cioè, questo si vede anche nella sua passione umana, no? Cioè, quale morte fisica più orrenda, più umiliante, più dolorosa della crocifissione, preceduta dalla flagellazione inumana, cosa che nel diritto romano era proibita. Gesù fu flagellato perché Pilato intendeva liberarlo, ma mai si sarebbe potuto avere una sentenza: prima lo flagelliamo e poi lo condanniamo. Sarebbe stata completamente illegittima una sentenza del genere, perché la flagellazione e la crocifissione erano pene alternative, perché la flagellazione era così crudele e umiliante che non poteva essere cumulata con la crocifissione, che era ancora più crudele e ancora più umiliante, specialmente la crocifissione con i chiodi a cui fu sottoposto Gesù. Allora, quante volte Gesù spiega, ci siamo detti, abbiamo meditato leggendo, che la vita nella divina volontà è la vita di Gesù e la vita di Maria, perché attenzione, anche la Madonna queste cose le ha condivise. Cioè, la Madonna è andata su e sta su un altro pianeta, non solo perché è immacolata, così come Gesù non è andato a essere re dell'universo perché è il Verbo incarnato. No, la Madonna è andata così in alto perché è la regina del regno della divina volontà, quindi significa che tutte queste cose che Gesù sta dicendo, che ha vissuto lui e che fa vivere a chi chiama questa missione, che è la più grande, la più alta, la più sublime, e non c'è altra che la può guagliare, lei l'ha vissuto prima, meglio e al di sopra di tutti. Allora Gesù da un principio generalissimo, insomma, noto nella spiritualità cattolica: per dare è necessario avere, tu non puoi dare quello che non hai. Allora, chi vive nella divina volontà, dice Gesù, diventa, nel divin volere, questo spero che l'abbiamo capito, vita e forza di tutti, perché gli atti che noi facciamo nella divina volontà scorrono e ridondano in grazia e benedizione, beneficio di tutti. Attenzione però, Gesù dice: come si potrebbe dire che l'anima che vive nel mio volere è la forza del martire? Perché un'anima che vive nella divina volontà è la forza del martire, perché il martire ha dalla divina volontà la forza di affrontare il martirio. Ma può un'anima essere, pur nella divina volontà, forza del martire,
senza aver conosciuto nessuna forma di martirio? Non è detto che si debba morire di martirio incruento, qui si parla di pene interne. Le pene interne sono spesso e volentieri superiori a quelle esterne. Gesù ce l'ha detto ieri, cioè la passione, le pene della passione così tremende erano una bazzecola in confronto a quello che ho vissuto nei 33 anni di vita umana senza che nessuno ferisse il mio corpo. Gesù non è stato ferito prima della passione, nessuno gli ha dato un pugno in faccia che noi sappiamo, insomma, forse durante 3 anni di vita pubblica qualche gomitata o qualche sassata, insomma, da qualche parte che lo volevano respingere, forse sì, ma prima non ci risulta nulla, eppure lui parla di dolori indicibili. Allora, come facciamo a costituirci forza dei martiri se non siamo martiri? E quindi se non abbiamo conosciuto qualche forma di martirio interiore, qualche misteriosa forma di martirio interiore, qualche forma di partecipazione alle sofferenze di Gesù. Chiaramente qui si tratta di sofferenze sante, qui si tratta della beatitudine evangelica, no? Beati gli afflitti perché saranno consolati. Non è un re dei martiri, mi si perdoni, insomma, chi sta sempre a piangere, cioè che l'anima che vive di piagnistei, no? Ecco, che si lamenta sempre delle cose che non funzionano, delle piccole avversità della vita, dei piccoli acciacchi, dei piccoli problemi, molto molto terreni, molto molto materiali, no? Queste non sono le sofferenze che ci rendono re dei martiri. Il martire è colui che soffre per la fede. Allora, facciamo un po' qualche esempio attuale, no? Dinanzi a tutte le cose che si sentono, che si vedono in giro, su tanti figli e figlie della nostra amatissima Chiesa, che fanno delle cose indicibili. Chi vive questa cosa, ecco, facendo proprio quel dolore immenso, appunto, primo che si vede dinanzi a certi spettacoli, ma facendo proprio il dolore immenso che certamente Gesù prova vedendo certi spettacoli, che certamente la Madonna prova vedendo certi spettacoli, e lasciando che quel dolore proprio ti scavi dentro, ti faccia male, ecco, e ti laceri interiormente, senza affrontarlo, reagirvi con ribellione o con sparare anatemi, giudizi o che ne so, condanne sui grandi peccatori che danno scandalo anche nella Chiesa, eccetera, eccetera. Io penso che questa è una piccola forma di martirio interiore. Tu rimani dove stai, non ti muovi, non ti arrabbi, non sbraiti, non punti il dito contro le persone, non ti ribelli a questa situazione, non cominci a dire a Dio perché non fai niente, permetti queste cose, non ti viene neanche lontanamente in mente di dire ah ma che schifo che è sta chiesa, allora io me ne vado, andatevene tutti al diavolo, eccetera eccetera, o cose del genere, perché si rimane a compatire, a soffrire, a farsi carico anche dei peccati commessi dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle. Noi siamo un corpo, noi siamo una famiglia, ecco, e non posso dire, come diceva a suo tempo, insomma, sono forse io custode di mio fratello, Caino, sì, noi siamo coinvolti gli uni con gli altri. Il peccato di chi ci sta vicino me lo prendo io, come ha fatto Gesù, me lo prendo io anche per per la umiliazione in cui mi mette a disposizione. Cioè io altre volte, insomma, qualche volta ho detto, insomma, cioè non sono il solo, ho parlato con alcuni confratelli, non è infrequente che tu vai in giro, te ne stai tranquillamente, insomma, ma se sei identificabile come prete, ti passa qualcuno vicino e ti dice brutto pedofilo, vergognati tu, levati quel coso, insomma, che c'è ancora il coraggio di dire che fai il prete. Uno potrebbe, una situazione di questo genere, no? Che fai, rispondi? Mandi a quel paese chi ti ha detto una cosa del genere? E gli rispondi in maniera villana? Ti difendi? Dici, ah, guarda, a me non c'è niente da dire
Ci possono anche essere chi fa cose di questo genere, ma a me non mi riguarda proprio. Abbassi la testa, ti umili, sopporti, preghi per quella povera persona e ti fai carico, ecco, di questa, come dire, infamia che ti ricade addosso a causa dei peccati di qualche povero confratello. Questa è una sofferenza, questa qui, no? O no? Anche tanti fedeli, insomma, che purtroppo adesso c'è questa moda che tutti quanti i talk show, tutti quanti, molti talk show, situazioni, portano in piazza, cosa che comunque è divinamente permessa, cose orribili che sostengono poi, alcune sono reali, altre speriamo di no, insomma, per essere accaduti tra i figli della Chiesa, sicuramente anche i poveri fedeli, questo lo so, vengono bersagliati negli ambienti, ah, tu ancora per messa, ancora per qua, ma non ti aveva visto che succede, ma non ti vergogni, ma che è una massa di corrotti. Allora. E noi ce le teniamo queste cose qui. E un povero fedele laico che queste cose umilmente se le tiene, non reagisce, non sbraita e soffre, questo che si diceva, se soffre, capito? Cioè, il problema è che noi non ci abbiamo tanta voglia di soffrire, si soffre. E si soffre, si offre questa sofferenza. Allora, tante volte ho cercato di dire, insomma, vivere nella divina volontà è una cosa grossa, ecco, perché richiede questo, l'assunzione di questo stile, questa attenzione. Io parlo, ma sono il primo a stare in difficoltà, d'accordo? Quindi non è che è una cosa, cioè, questa è una meditazione condivisa, cioè, se stessi meditando in silenzio farei le stesse identiche considerazioni, perché queste valgono anche per me, non mi direi Leonà, cioè, senti che ti dice Gesù, l'immensità del mio volere ti farà arrivare tutti i martiri, pene, dolori, lo vuoi, lo accetti questo qui, vuoi entrare in questa ottica? Certamente non è che uno c'entra a cuor leggero dice, vedo che ti spaventi nel sentire ciò, forse un po' di spavento ci prende. Ti fidi di quello che dice Gesù? Sì, la mia divina volontà formerà in te la fonte di martiri e di dolori, e il mio stesso volere ti costituirà regina di tutti i martiri, dolori e pene. Attento però, perché questi saranno contraccambiati con innumerevoli gioie, contenti e grazie. Cioè, qui nella Divina Volontà, perché Gesù fa scrivere a Luisa quelle esperienze? Cioè, chi di noi non avrebbe voluto vedere, insomma, Gesù davanti agli occhi e abbracciarlo? Qualcuno forse non ha... Cioè, ma Luisa l'ha visto. Adesso, per carità, non possiamo accampare nessun diritto, evidentemente, né paragonarci a Luisa, né aspettarci che ci capiti la stessa cosa, no? Però grandi croci chiamano grandi grazie, grandi grazie chiamano grandi croci, ma la vita nella divina volontà, che è la santità delle santità, è la chiamata più alta, più grande, più suprema, vuol dire che tutta la gioia e la felicità e anche però tutti i dolori e le pene che hanno caratterizzato la vita di tutti i santi si trovano presenti in misura esponenziale. Quindi non si tratta di Don Leonardo, di Don Francesco, di Don Nicolo, di Don Filiberto, cioè che uno dice una cosa, uno dice un'altra. Qui c'è l'italiano, qui, d'accordo? In questo brano Gesù è molto chiaro. Non si può, cioè, noi non possiamo anche con gli scritti di Luisa, cioè la correttezza fondamentale, anche questo anche un discorso, come dire, di correttezza, se mi si passa il termine, scientifica. Cioè io quando leggo un testo, il testo lo devo leggere dall'inizio alla fine, non posso prendere il 95% del testo e poi col 5% che non mi piace faccio finta che non esiste. Questo l'hanno fatto sempre gli eretici, con la Bibbia, con la cosa, d'accordo? Cioè, l'eretico che cosa dice? Facciamo un esempio più stupido. Lutero dice che, con la fede, che la fede è il principio della giustificazione, e questo lo sappiamo tutti quanti, lo dice pure San Paolo. Dice no, soltanto la fede e non servono le opere. No, questo non è vero, questo qua, perché la fede è il principio, ma servono pure le opere. Allora, siccome San Giacomo Apostolo è quello che proprio
combatte contro questa visione distorta del sola fide, che cosa fa Lutero? Toglie San Giacomo dal canone del Nuovo Testamento, perché non gli piace quello, cioè quello che gli dice non è conforme alla sua lettura e interpretazione del mistero della giustificazione. Prende, lo toglie. Questo non si può fare, questo qui non lo possiamo fare. Gesù nel libro dell'Apocalisse, che tra l'altro non si capisce niente nel libro dell'Apocalisse, l'abbiamo già detto, ma alla fine del libro dice: guai a chi si azzarda a togliere o aggiungere qualcosa, questo non si tocca, non ci capisco niente. Non fa niente che non ci capisci niente, ma tu non lo devi toccare, perché non è che se Dio dice una cosa, dice vabbè l'ha detta, ma questa facciamone a meno, non fa niente. Come non fa niente? Chi l'ha detto che non fa niente? Quindi qui è abbastanza chiaro, quindi dobbiamo avere anche una visione soprannaturale nelle situazioni di sofferenza, di pene o di morte che ci capitano nell'esistenza, comprendendo che il Signore forse ce le fa vivere, anzi forse senza neanche troppi forse, mi si perdoni un giro di parole, per questo, perché sta formando in noi la fonte dei dolori per aiuto di tutta l'umana famiglia. E questo significa che insieme a questo sta formando anche la fonte di tutte le gioie e di tutte le grazie. Il pacchetto si prende intero. Chi vive nella divina volontà conoscerà la felicità già da questo mondo, ma la felicità vera. Ma questo non sarà possibile se non è disposta a abbracciare tutti i martiri, tutte le pene, tutti i dolori che la stessa divina volontà le darà, dandogli insieme la forza divina per sostenerla, perché possa essere formata in lei la fonte di tutti i martiri e dolori, possa essere piena la partecipazione a ciò che Gesù è stato, a ciò che Gesù ha vissuto. Bene, Santa Vergine Maria, adesso ti chiediamo la grazia e l'aiuto, ecco, di interiorizzare, ricordare, digerire e confrontarci con queste cose. Ecco, nel nostro intimo dialogo con il Signore dobbiamo immaginarci che Lui ci stia dinanzi e ci dice: figlio mio, figlia mia, che facciamo? Ecco, ricorda che la vita nella Divina Volontà, come ci ha detto Gesù, è una cosa reale, non fantastica. E se tu non conosci la sostanza delle pene, non puoi essere di forza un altro, altrimenti qui stiamo semplicemente fantasticando di tante cose, non vivendo la realtà. Ecco, nessuna paura, ecco, la vita nella Divina Volontà è stata la vita tua e la vita di Gesù. Si tratta semplicemente di abbandonarci con tutto noi stessi, fare un grande atto di abbandono, un grande atto di fiducia e credere fermissimamente che anche con tutto quanto questo mistero di martiri, di pene e di dolore, questa è la vita delle vite, è la missione più grande, più alta e sublime e non ce n'è nessuna che la possa uguagliare. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.